Buonasera, eccoci arrivati all'inaugurazione dell'ultima mostra di incanto e femminilità. Finiamo questa tematica iniziata con Valentina Morelli nelle sue stanze, proseguita con l'evento Due Quadri, con questa mostra tripersonale. Abbiamo tre artiste, donne, due pittrici ed una scultrice, decoratrice, che hanno allestito questa mostra che sarà visitabile dal 18 al 31 marzo. Le tre artiste sono Elisa Ronchini, Vania Rossi Cercaviglia e Annetta Rinaldi, che non vedo. Ognuna di loro ha il suo spazio. Iniziamo da Monia. Allora, Monia, Buonasera. dici qualcosa di queste opere che possiamo ammirare qui. È oggettistica in resina sintetica di Blass, una resina di ultima generazione. Poi abbiamo dei quadri realizzati con materiale che proviene dal lago, dunque sassi, alghe, secche, sabbia. Possiamo vederlo meglio nello specchio. Ok. E lampade sempre realizzate dai materiali del mare, degli abbinamenti sempre con alghe e materiali simili oppure con stoffa. Senti, Monia, da quanto hai questa passione? Della resina sono circa 2 anni, ma è tutta la vita che mi piace creare comunque, fare diverse E cose, com'è tanti nata? anni. È nata spontanea, creando insieme a mia mamma. Anche tua madre? Sì, mia mamma era una creativa, dunque ho preso tutto da Bene, lei. Sì, è venuto tutto spontaneo. famiglia. Dai, complimenti. Invece Vita, Grazie. Vita espone in questa parete, sopra la porta, fai bellissimi ritratti femminili con varie tecniche, adesso ci spiegherà di cosa si tratta. La mia è una pittura olio su tela e qui ho rappresentato vari tipi di donne per il tema proprio della mostra. Perché tu mi dicevi che invece hai una produzione proprio immensa. Beh sì, ho iniziato nel periodo del lockdown a ritrovare questa passione, quindi adesso non mi fermo più, no, dipingo Devi tirar fuori tutto e sì, tutto quello che ho tenuto quello che hai tenuto dentro dentro tanti in questi anni. anni. Sì, ho ritrovato questa passione e Senti, che tematica preferisci? Qui hai portato la femminilità. soprattutto volti, ritratti, gli occhi che trasmettono C'è qualche quadro che ci vuoi spiegare? proprio tutto. E niente, questo è un quadro di una donna nigeriana che ho incontrato la scorsa estate e mi ha colpito il suo sguardo, i suoi occhi, lei che ha questi tratti molto mascolini, però gli occhi proprio trasmettono tutta la sofferenza che lei ha. Invece questi Questo quadri. invece, quello lì è un quadro tratto, una scena di un film, Morte a Venezia di Luchino Visconti. Quindi È un film che sono ami o ti felice. aveva colpito E beh, mi ha la scena? colpito sicuramente la scena, queste dame con questi abiti bianchi, Questi morbidi, veli. questi veli, sì, gli ombrellini, il mare, la morbidezza dell'abito sicuramente. E poi niente, ci stanno anche, questo è un quadro Mogadiscio che appartiene alla guerra in Somalia, dove la ragazza guarda con. E del quadro lassù che ci Il dici? quadro, questo quassù è Monica Ritti, che è una donna Fatta in sì, in occasione occasione proprio di di questa mostra, perché penso che abbia una femminilità molto intensa, Monica Ritti. rompere. Sì. Senti, e come è diventata quella? È dipinta olio, tutto è dipinto olio, E mentre questo perché? è oro, olio, però è Perché hai scelto di farlo in bianco e nero? in bianco e nero perché l'ho ripresa da una foto in bianco e nero e quindi mi piaceva anche questo effetto così bianco e nero invece che colorato, che Benissimo, appartiene al passato. complimenti. Grazie. Adesso c'è la nostra Netta.
è una veterana nel mondo dell'arte. Buonasera a tutti, per me è grande onore e piacere di venire qua, perché a Viterbo non sono mai stata, sinceramente. E sono stata anni a Siena e l'atmosfera mi ha fatto tornare bei ricordi nella mente quando sono arrivata stamattina. Che cosa ti ha colpito di Viterbo? Tutta questa atmosfera del Medioevo, veramente tanto, tanto, la tranquillità, la pace che permette di guardare dentro noi stessi. E non so che cosa potrei dire, ho portato... Che cosa espone, che cosa portate? Questi sono quadri e anche una retrospettiva, perché questi tre quadri, il Cosmo, sono del 98, dal periodo quando stavo a Siena. Il quadro lì al fondo è del 2015, credo, no, prima credo. 2015? Sì, quando mia figlia studiava danza, e praticamente qui c'è anche la sua insegnante di danza, che lei e suo marito mi hanno portato qui, che conoscevano la vostra galleria, e li ringrazio tanto. Quegli altri tre quadri invece sono dedicati alla presentazione di un libro di una artista e ballerina, la moglie del famoso cantante lirico Nicola Kyuzelev. Lei era praticamente attrice e ballerina, e racconta in questo trittico 1, 2, 3 racconta la storia dell'amore con suo marito, con la figlia, crescere la figlia nella danza che lei amava così tanto, e poi la figlia che va per la strada sua. Però... Ci invitiamo comunque a visitarla, anche certo. Se qui è stata fatta un'analisi approfondita. Vederle dal vivo è tutt'altro, quindi bisogna assolutamente venire entro il 31 marzo qui alla Galleria della Via degli Artisti. Grazie. Le vostre.